In questo caso l'ultimo per decidere il match. È il caso di Rui Costa, migliore in campo, pur entrando al 22esimo. Gol spettacolare e un passaggio decisivo in occasione poi dell'azione che ha portato al calcio di rigore per il Milan. Un Milan che conferma la straordinaria qualità del suo organico e un Milan che nel confronto tra i risultati dei primi e dei secondi tempi guadagna in questo campionato 14 punti. Il Perugia ha aspettato mezz'ora per cominciare a impensierire i campioni d'Europa, a cui ha messo paura poi con un finale d'orgoglio che però non è bastato alla squadra di Cosmi. Andiamo a vedere il montaggio di Lino Bernardelli. Segna se ci riesci. Con questo slogan il mondo del calcio ci ricorda che c'è molto da fare per abbattere le barriere architettoniche che spesso impediscono l'accesso ai disabili anche agli impianti sportivi. Terminata la squalifica per Gheddafi, che assiste da bordocampo. Un minuto di raccoglimento per ricordare l'avvocato Sordillo, presidente della Federcalcio ai tempi della vittoria mondiale in Spagna, ma anche ex presidente del Milan nel 71 e nel 72, Milan che ha giocato con il lutto al braccio. È un Milan che parte bene, cercando più volte la strada del gol, accelerazione di Kakà che fa fuori Fresi, ignora però Thomasson che ha un gesto di disappunto dopo la conclusione del brasiliano neutralizzata da Kalac. Seedorf per Shevchenko, non c'è lo spazio per il tiro, appoggio a Kakà, tira alla fine Shevchenko, ma è buono il riflesso del portiere del Perugia, era ben indirizzato il sinistro di Shevchenko. Poi Pirlo vede scattare Thomasson sul filo del fuorigioco, c'era sul secondo palo Shevchenko. Ancora il fuoriclasse ucraino, errore di Di Loreto, grande la chance per Seedorf che però in pratica appoggia Kalac. Prima minaccia del Perugia con Ignoffo di testa su calcio di punizione di Gian Domenico, a un momento di appannamento il Milan e anche un'amnesia da parte del suo capitano Maldini, non ne approfitta Fusani, non ne approfitta Gian Domenico, salva due volte Cafu con tutta la sua esperienza, non è frequente sottolineare un errore come questo da parte di un campionissimo come Maldini, importante in questo caso Cafu. Passiamo al secondo tempo, Seedorf vede Kakà che prova a piazzare il piatto destro, salvataggio da parte di Fresi che risulterà alla fine uno dei migliori della sua squadra. Poi Pirlo, perfetto l'inserimento di Cafu, c'è l'assist per Thomasson che però sbaglia da distanza ravvicinata. Nel Perugia è stanco Zemaria che si è aggregato all'ultimo momento alla squadra di Cosmi, viene sostituito da Doprado. Seedorf, ottimo lo spunto, palla al centro, sembra fatta per Kakà che sceglie l'angolo più occupato e dunque non sfrutta questa occasione, salvataggio di Igno. Fuori Hübner, dentro Brienza che debutta nel Perugia, arrivato dal Palermo. Ancelotti manda in campo Inzaghi per Thomasson, Rui Costa per Seedorf che appare rabbuiato. Rui Costa, l'uomo del match. Intanto un'incomprensione fra Maldini e Dida, non ne approfitta Zalajeda, ma Dida chiede scusa a Maldini. Poi Kakà. Trefoloni vede l'irregolarità di Fresi, è vicino l'arbitro, giudica decisiva questa trattenuta, sembra accennata da Fresi. Punizione e Rui Costa firma un capolavoro di balistica con questo calcio di punizione che sblocca il risultato al 29esimo minuto, incontenibile l'esultanza del portoghese, niente da fare per Kalac, ma nessun portiere al mondo sarebbe potuto arrivare su questa fenomenale punizione e il Milan si porta in vantaggio. Poi Rui Costa, grande corridoio per Inzaghi che supera Ignoffo, evita inizialmente Kalac ma poi va giù sull'attacco di Kalac che cerca la palla ma non la trova, anche qui Trefoloni ben piazzato vede gli estremi per il calcio di rigore. E vediamo ancora un replay spostato un po' sul fianco sinistro anche sulla gamba Inzaghi dal dischetto, il rigorista del Milan Pirlo non sbaglia anche se Kalac intuisce ma non riesce ad evitare che la palla finisca nel sacco, dunque 2-0, ma non si arrende il Perugia. Da uno spunto, palla che arriva a Fusani, da uno spunto di Doprado, Pancaro mette giù Fusani e c'è anche l'espulsione per intervento da ultimo uomo e dunque calcio di rigore e superiorità numerica per il Perugia. Rivediamo ancora l'intervento di Pancaro su Fusani dal dischetto, Fresi con sicurezza estrema, non si muove neanche Dida, c'è ancora spazio per il tentativo di pareggio del Perugia, non va lontano rispetto al bersaglio Doprado e l'ultima chance è per Fusani su una respinta difettosa da parte di Dida, ma non riesce a trovare il 2-2 il Perugia, Perugia che non vince in A da 25 giornate, per il Milan 7 vittorie consecutive in campionato. Lì nello studio.